Beh ragazzi, qui Didier ti conframa, e quindi pettiniamo ste teste. Quindi pettine USA, via. Olè, ecco il vostro bellissimo pettine, signori. Guarda come sono felici, guarda com'è lei, madonna lei. Oh, grazie, Fran la persona. Cosa vuol dire? Ce l'hai fatta? Erano lucciole, uffa, sembrano libellule. Spero che la porta apri, che la chiave apra la porta che ti serve, che ti interessa. Oh, fantastico, addio, signori luminosi. Prendila. Olè. Ok, e adesso andiamo dalla mia fottutissima porta. Usa, vai, usala. Sì. E siamo dentro, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Video. Che curiosa piccola porta. Quel simbolo c'è anche in Mendigo Vysak. Cioè, forse... mi chiedo dove mi conduca. Mister Mezzanotte, sei qui? Forse un simbolo di uno di quelli dello oroscopo. What the fuck is happening? Perché ad una mano con una bocca spara dei fili? Va bene. Capito 2 parte 2. Doppia personalità. Troppo bello questo gioco, cazzo. Dove? Oh, dove? Dove sono? Perché quel cappello epico? Perché? Lo voglio. Mister Mezzanotte, no, la tua testa, un gattino. Questo non è il mio gatto, questo è solo uno stupido cappello. Grazie al cazzo. Ok, allora, quali oggetti ci sono rimasti? Ok, perché sta matita ancora? Va bene, dobbiamo esplorare tutto adesso qua, ragazzi. Un cooker per cuocare. Va bene. Vabbè, comunque qui è un po' inutile qua cercare. Questo cos'è? No, ok, che non si vuole sdraiare qua. Welcome, benvenuta a casa, meravigliosa gattina. Spero ti piaccia speriamo, anzi, sono in due. Speriamo ti piaccia il tuo nuovo letto. Sii gentile e mangia il tuo... Cioè, sii educata e mangia il tuo cibo. Con amore da Clara mia. Clara mia, andatevene a fanculo con molto amore. Niente, bottiglie, lì là. Dove se la mette questa, però? Ok. Qui non c'è niente. Una testa. Gli scheletri sembrano. I crani sembrano felici da quando? Non ho idea. Ok, ho chiuso. Sicuramente questo ci serve per qualche enigma, tipo accendere qua il fuoco. Ok. Un dipinto di una teiera. Un mestolo. Un coltello. Ok, allora vediamo qua. Biscotti. Sembro la Mickey adesso. Biscotti. Ciao amore. Poi c'è un orsetto col miele dentro. E ora sembro la Kira, così a caso. Farina. Adesso sì che sembro. No, non è vero. Non amo la farina. Poi che schifo mangiare la farina. Cioè, pensate che. Vabbè, bla bla. Abbiamo raccolto qua. Perché c'è un chihuahua sulla. Questa è una spatola. Una spatola in inglese. Ok. Oh, questo può esserci utile, cazzo. Poi to drive, va bene, questo è un mestolo. E vabbè, chissene, ok. Poi abbiamo qua della legna. Ok, aspettate. Ah, c'è un cane che abbaia, ok. Poveri alberi, quanti drammi. Mister Mezzanotte, quelle bambine hanno preso il mio gatto. Ok, vediamolo in incubo. Cosa? You fucking what? Una bottiglia segreta con un segreto dentro. Sono molto curioso. Che cosa potrebbe essere? Ma non è una bottiglia, è una pietra legata a una fune. Ciao piccolo bambino, che cosa stai facendo lì? Nessuno ti ama, ma sei così bello. Cioè sei così carino, mi piaci. Almeno sei sul muro come un dipinto. Così tutti possano vederti. Ok, sembra che... Vedo che sei comodo lì. La mamma ti ha buttato lì. Immagino che l'ha fatto perché stava male, non è colpa tua. Ok. Perché esce? Cos'è? Sembri fresco, sei ancora vivo? Sei un bambino intelligente, hai portato la placenta con te. Nausea, ragazzi, che nausea. Sei un bambino intelligente, la placenta è come un jetpack di Cosa sta succedendo? Sali. Madonna. Ecco di quale bottle stavo parlando. Ok, vai.
Salta! Salta, Fran! Madonna! Usa la pentola! Vaffanculo, Fran. Che cosa usiamo? Niente, magari questo mi fa da ponte, magari che ne so, diventa gigante. Tira, faccio così, tira il coltello alla fune. No? Credo di non poter farci niente. Ma cos'è sta qua? Soft dog, bigger and beautiful. Ah, è la. Ok, è la cosa per cucinare, tipo. Ok. Infatti è baking, è tipo per quando si fa il pane. Non mi siedo, perché non posso andare di qua? Minchia, se è gigante sto posto, ragazzi. Ok. Un po' mi rende felice, un po' no, perché sarà un delirio. I fiammiferi? Ok, buono. Fiori che non hanno odore. È una cosa altrettanto inquietante questa, perché è strano. Un orsacchiotto che danza. Sì, ma non lo vedi che è tutto tipo il sangue, la morte. Va bene, qua c'è un lavandino. Ok, ho già intuito. Ho capito, mettici questo sotto. Ok. Ora abbiamo una pentola piena d'acqua e ci potrebbe servire da qualche. Cioè, ci potrebbe, ci servirà da qualche parte. Sale. Ok, sale. Bene. Cos'è? Sembrano semi. Madonna, che mi danno un fastidio queste cose a me. Pepe. Sale, cannella e ogni cosa è bella, così nacquero le super chicche. Ma cosa sta accadendo? Perché non si vuole sedere su questo qua? Ok, incubo. E vabbè, ma siamo sempre qua? Ok, è un'area talmente grande che. Ok, se io mettessi la pentola sul fuoco, usa. Ok, prima deve accendere. Quindi bisogna usare i fiammiferi, ok. Poi mettiamo la pentola. Ok, ora dobbiamo mettergli gli ingredienti. E mettiamo il sale e il pepe. Come no? Ah, gli serve la proprio ricetta, quella proprio giusta, corretta. Ok, scusa, va bene. Ok, allora qua abbiamo una sedia molto etero. Cioè un adoro tipicato molto etero. Ok, una casa in mezzo al nulla dove sta Leone, il cane fifone. Sembra che qualcuno ci viva, hanno un camino. C'è una donna misteriosa. Ok. Ok, e questo cos'è? Sono le due bambine che mi hanno fregato il gatto. Potrebbe essere. Ah, a lei risultano. Oddio, vuol dire che le conosce? E abbiamo cos'è? Ah, un vaso che ha delle ceneri dentro. Ok, un vaso con delle ceneri dentro. Ok, se io so già che se spegniamo il falò ci troviamo. Ah, no, è vero, la pentola con l'acqua. Ora capisco che cosa voleva il cervo nell'ospedale. Non voleva la sua testa appesa. Ah, no, voleva la sua testa sul muro. Cosa? Perché c'è un maiale che vola? Cos'è? Ok, una torta al cioccolato. Perché la stai mangiando? Non mangiare la roba. Ma perché? Ma non devi, ma sei scema, ma sei pazza te. Sei pazza, dolci. Una torta. Dolcetti, biscotti. Vabbè, finora è abbastanza normale sto posto. E una tazza. Ok, andiamo. No, no, facciamo prima il primo. Wow, non più, no, no. Ok, qua c'è della legna, vabbè, dai, vediamo cosa. Perché prima c'è una. Perché c'è un cadavere? Oh mio Dio. Ok, con calma. Con molta calma, ragazzi. Ok, candele accese, bla 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 bla. Perché c'è il mio gatto? Perché c'è il mio gatto? C'è anche un uccellino. Ok, vediamo un po' sto cadavere. Oh no, che puzza! Povera ragazza! Chi potrebbe averti mai fatto questa cosa? Perché devo stare attento e proteggere me stessa e il mio gatto? E beh, direi. Perché c'è. Ma basta! Ma basta! Ok, ho capito solamente adesso che Jets è scritto così perché Ant è formica in inglese, quindi è Gents. L'ho capito solo adesso. Quindi è un musicista. È lui solo un pochetto più giovane. Ah, ok. Ok, c'è una cosa lì che fa. Cioè, c'è un megafono.
I gufi e i gatti sono simili, sono entrambi curiosi, entrambi piace uccidere i topi, entrambi sono compagni delle streghe. Ah, ok, non è che è una strega lei, non è un piccolo indizio? Vabbè, ci sono tante cose, ok? Qua c'è un libro. No, ok, però c'è anche una macchina da scrivere. Potrei scrivere, ma non c'è la carta. E prima bisogna anche sapere cosa scrivere, in effetti. Però la carta noi ce l'abbiamo? No. E allora a questo punto andiamo su. Come scale vanno in un muro? Ok. Deve trovare un'altra via, scusate. Sento rumori incredibili nelle altre stanze. Ok, siamo. No, mi sono dimenticato l'incubo, scusate. E siamo sempre qua. E siamo sempre qua. Ok, questo mi consola molto. Nella prossima parte. Ebbene sì, piano di sopra. Quindi lasciate un mi piace, un commento, vi faccio, ragazzi. Ciao!